politica, quindi insieme al sindaco chi ha lavorato, diciamo, in maniera stessa su questo argomento è ovviamente l'assessore della Via Bottine, che oltre a fare l'assessore di questo comune è stato anche parlamentare, quindi una voce sicuramente che va un po' di fuoco solo dell'attività dell'ente. Io passerei la parola al senatore Tommaso Casino. Grazie. Vorrei partire da una nota che l'amministratore delegato della Lega Aeronautica, il dottor Giotto, in data 19 settembre del 2011, quindi appena una settimana fa, ha inviato al sindaco di Casoia. Io non ve la leggo tutto, ve la tutta perché è abbastanza famosa, arriva anche ad essere poco rispettosa della città, del sindaco, ma soprattutto di voi lavoratori. E vi voglio leggere però l'ultimo periodo: realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati sarà in ogni caso necessario il sostegno delle istituzioni e in quel qualora lo reputasse opportuno il sindaco provvederò a illustrare i dettagli di un piano di rilancio che è indispensabile per l'agricoltura, l'industria e l'altra. Ora io credo che sarebbe opportuno convocare odierne al giorno che vede qui a Casoia perché ci spiegasse poi realmente e concretamente di che cosa stiamo parlando, perché sempre a raccogliere un po' le notizie che ciascuno di noi naturalmente fa sempre bene ad esserne in possesso, vediamo di capire per sommi capi che cosa parla questo piano. Trasferimento della sede d'Italia a Venegono. Beh, è evidente che quando le scelte non hanno una loro logica fondatezza, lo spazio per interpretazioni di tipo diverso, come quello che ho ascoltato dal rappresentante del sindacato, in ordine al fatto che la dottoressa Macchi, della famiglia Macchi, per carità, è un fatto estremamente positivo stabilizzare il precariato.
singolo. Ecco, se questo per sommi capi è il piano cosiddetto di rilancio dell'amministratore delegato, certo, io penso che sia utile e opportuno che Lucio venga a spiegare. Ora, già quotidiano c'è stato, come dire, un filo conduttore unico e unitario da parte di noi. La questione politica, che sempre quando non c'è la questione politica, cioè quando non c'è la questione politica per subire l'autentica discussione, ma stavolta veramente, ma è come stavolta, la questione è perché ne mandiamo avanti. Diciamoci le cose per come stanno, perché è mia abitudine parlare sempre in un modo chiaro. Lo sapeva, ma i suoi interessi. E mi sembra anche legittimo e giusto che la Lega, che ha un consenso abbastanza, come dire, nel partito nazionale, ha un consenso circoscritto del paese, e quindi è anche comprensibile e legittimo e giusto che la Lega faccia i suoi interessi, quello che trovo inaccettabile è che gli interessi della Lega sono a scapito del Sud e del Mezzogiorno. E la politica del Sud e del Mezzogiorno concede e consente la vera di fare tutto. Allora veniamo alla domanda. Io voglio ringraziare anche la presenza dell'assessore Nappi, che in tante occasioni mostra coraggio e sensibilità. Svolge un lavoro difficile, complicato, e questo risponde anche a rischi di natura personale. E quindi lui è qui a rappresentare e ne ha titolo la Regione Campania. Allora che cosa si potrebbe pensare di fare? Qui ognuno deve cercare di fare la propria parte. E credo che sia giusto che se i lavoratori dovessero decidere lo sciopero generale, tutte le istituzioni dovrebbero esserne a capo per segnalare una forte solidarietà e amicizia a per sostenuto dai parlamentari campani, perché qui il livello del negoziato nazionale, sostenuto dai parlamentari campani in modo particolare quelli della PDL, perché dico questo? Perché vedete, questo è un governo che si legge su numeri esigui. In ogni occasione c'è sempre, come dire, la prova della verità, e forse questa è una delle ragioni per cui la Lega fa valere oltre il dovuto il suo e la sua forza di interdizione. Io non troverei niente strano che il Presidente della Giunta Frattone, con il sostegno dei parlamentari, chiedesse a Berlusconi un incontro urgente e dire a Berlusconi: caro Presidente, noi di te abbiamo grande considerazione e grande rispetto, perché sei il nostro capo politico riconosciuto, però ti chiediamo di fermare questa azione che sconvolge il Mezzogiorno del paese, sconvolge la Campania. Il ricatto della Lega che chiede cose non giuste a scapito del Sud. Credo che questo
sia anche un aiuto per la Presidenza del Consiglio. Quando la questione si compone dei modi e termini con cui purtroppo le altre questioni vengono a spero la questione. Allora concludo quando ascoltavo il Vescovo di Roma, che alla fine diceva la politica svegliate, svegliamoci, ha ragione, e parlava di un proprio e di io credo che se la politica in generale, ma chi oggi ha la possibilità per poter invertire una situazione che è drammaticamente pericolosa per il Mezzogiorno, veramente siamo uno scambio più forte, probabilmente siamo.